Benvenuto al professor Alessandro Sartorio, primario endocrinologo all'Istituto Auxologico Italiano di Milano. Auxologico significa tutto ciò che interessa la crescita, quindi la crescita di bambini sani, ma anche la crescita di bambini con malattie e anche la crescita di bambini con malattie rare. Siamo qui infatti per parlare anche di quanto abbia peso l'alimentazione nella crescita di bambini con problematiche rarissime. Vero, professor Sartorio, è così? Sì, certo, l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella crescita di qualsiasi bambino. Chiaramente è importante che questa alimentazione sia corretta dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. E se l'alimentazione è importante per il bambino che è, fra virgolette, sano, chiaramente è anche molto importante per quei bambini, quei ragazzi che hanno delle problematiche più complesse. È chiaro che l'alimentazione deve chiaramente aiutare questo bambino nella sua crescita staturale, ma deve anche chiaramente essere un'alimentazione che non porta questi bambini ad un rischio di eccesso di peso o di obesità che è così frequente nel nostro paese. Per parlare più specificamente delle malattie rare, voi vi siete occupati in particolar modo di alcune sindromi rare e dell'alimentazione più adeguata a questo tipo di problematiche? Sì, noi da tempo ci occupiamo di questi aspetti, degli aspetti della crescita in generale dei bambini e dei ragazzi. Teniamo conto che nelle sindromi l'obesità a volte raggiunge dei livelli estremi, quindi diventa proprio un'obesità che può condizionare negativamente anche l'aspettativa di vita. E quindi il nostro sforzo non è focalizzato soltanto ad alcune sindromi, ma a tutte quelle sindromi, quelle malattie rare in cui l'obesità diventa veramente un problema che influenza negativamente la vita di questi ragazzi, per cui è importante dare delle informazioni anche molto accurate ai genitori perché possono essere di aiuto, in primis. Nella mia esperienza ormai ventennale nel mondo della salute e della sanità, ho notato, e spesso viene denunciato anche da voi specialisti, che tutto ciò che comporta l'alimentazione, la nutrizione, a volte viene trascurato nell'ambito di una strategia di cura, anche per esempio all'interno degli ospedali, e invece è una componente importante ai fini anche del risultato, è così? Ma dunque si parla tanto di approccio multidisciplinare. Io credo che l'obesità non può essere affrontata soltanto dicendo mangia poco. Bisogna chiaramente, soprattutto nel bambino, cercare di avere un coinvolgimento anche della famiglia, soprattutto se la famiglia è una famiglia con frequenti casi di obesità. Quindi è molto importante lavorare sulla famiglia, ma l'approccio multidisciplinare deve essere un approccio che va a toccare sia l'alimentazione, ma va anche proprio a toccare il cambiamento dello stile di vita. Teniamo conto che molti di questi ragazzini che hanno queste obesità sindromiche spesso hanno anche dei grossi problemi di tipo psicologico, per cui dobbiamo guardare all'alimentazione, dobbiamo guardare sicuramente alla rieducazione in termini di attività fisica, dobbiamo pensare anche a un supporto psicologico nei casi estremi, quando l'obesità chiaramente diventa talmente grave da comportare anche delle ripercussioni negative nella vita di ogni giorno. Vedo qui un libro dell'Istituto Auxologico, Obesità e genetica oltre lo stile di vita. Quando c'è la genetica di mezzo, l'obesità si può trattare, lo stesso, si può risolvere? In questo volume si dà una grande attenzione all'aspetto dell'obesità genetica, perché chiaramente il primo aspetto è quello di pensare all'obesità più frequente che all'obesità essenziale. L'obesità genetica è una sfida, chiaramente, perché la genetica chiaramente non si può cambiare. Se non si può cambiare la genetica, perché questi ragazzini hanno queste problematiche, noi dobbiamo cercare di avere un'attenzione maggiore. E quindi offrire alle famiglie e a questi ragazzini un trattamento che non sia soltanto un trattamento dietetico, perché non basta. È necessario che ci sia un approccio integrato in cui si vadano a vedere un pochino tutti gli aspetti. E quindi credo che questa è una sfida, io la chiamo sfida perché chiaramente bisogna cercare di avere uno sforzo così di equip nel cercare di risolvere il problema, che è difficile. Nell'obesità genetica il problema dell'obesità è un problema di un'obesità resistente, spesse volte. Quindi di fronte alla resistenza bisogna anche affinare un pochino le nostre armi.
Di fronte all'ostacolo di un'obesità genetica, come si può insegnare a un bambino a non mangiare più di tanto, a star lontano dalla cioccolata, da alimenti che fanno parte della nostra crescita? Ah, dunque, molti di questi ragazzi che hanno malattie rare hanno delle fami incontrollabili, cioè quindi hanno perso il senso della sazietà. Perdendo il senso della sazietà diventa veramente molto difficile frenare la loro fame, una fame incontrollabile. Per cui bisogna chiaramente cercare di avere con loro un atteggiamento propositivo, cercare di impostare proprio una rieducazione. Quindi la rieducazione deve essere quella di raccomandare a questi ragazzi l'attenzione mentre si mangia. È un compito difficile, ma deve essere fatto, bisogna essere anche molto fermi. La fermezza è qualcosa che noi usiamo con questi ragazzi, ma chiediamo anche ai genitori, perché a volte un genitore può essere portato, a fronte di un ragazzino che ha queste malattie rare, a dare il cibo anche così per compensazione a quello che è il problema di fondo. Quindi noi diciamo di essere anche i genitori un pochino più duri, cioè capaci di dire sì, no, e anche di avere un'attenzione maggiore, una conoscenza maggiore su quello che sono i cibi che offrono i propri figli. Quindi io raccomando sempre di guardare cosa danno da mangiare ai figli e non soltanto dare da mangiare quello che piace ai propri figli. Professor Sartori, un'ultima domanda riguarda i farmaci. Lo strumentario farmacologico è già molto ristretto e ci sono pochi farmaci, se non soltanto uno, credo, contro l'obesità specifico. Ma in questo caso servono, possono essere usati nei bambini o no? Dunque, nei bambini dobbiamo fare molta attenzione. Sicuramente se pochi sono i farmaci che possono essere utilizzati con successo nell'obesità dell'adulto, nel bambino dobbiamo riflettere. È chiaro che di primo acchito non possiamo pensare al farmaco come la soluzione del problema dell'obesità anche di un bambino. A fronte però di obesità di tipo sindromico dobbiamo cercare sempre di pensare che la situazione può essere talmente grave, quindi con un'obesità che comporta apnee notturne, steatosi epatica, quindi fegato grasso, problematiche di rischio cardiovascolare, quindi in quei casi può essere così, potrebbe essere opportuno ricorrere al farmaco. È chiaro che bisognerà aspettare, io penso, prima di avere un farmaco per la cura dell'obesità che sia efficace, ma che soprattutto abbia pochi effetti collaterali. Grazie professore, io chiuderei con un messaggio sottolineando l'importanza di un messaggio che in presenza di malattie rare non bisogna considerare il fatto di permettere al proprio bambino di ingrassare, di diventare obeso una forma di compensazione perché significherebbe fargli del male. Grazie. Grazie a voi.